Ci sono personaggi della storia che trascendono le loro vite terrene, soprattutto quelli più controversi. Gabriele D'Annunzio è uno di questi e si dice che la sua ombra si aggiri ancora in molti luoghi che sono rimasti permeati dalla sua presenza, sussurrando al vento antiche poesie e storie d'amore decadente. Gabriele D'Annunzio, nato nel 1863, fu un poliedrico scrittore, poeta, drammaturgo e avventuriero italiano, e la sua vita, simile a un'epopea, fu caratterizzata da eccessi e passioni, riflettendo lo spirito tumultuoso dell'epoca in cui è vissuto. Fu un grande scrittore, la sua prosa, intrisa di simbolismo decadente, colpì il gusto dell'epoca. Fu un protagonista della Belle Époque, frequentando i salotti intellettuali e stringendo legami con artisti e intellettuali dell'epoca. Ma la sua vita non fu solo letteratura. D'Annunzio fu anche un audace avventuriero. Nel 1919, per esempio, durante la Prima Guerra Mondiale, organizzò un'impresa militare nella città di Fiume, dichiarando uno stato libero. D'Annunzio amava il lusso e la bellezza, riflettendo il suo stile di vita fastoso. La sua dimora, il Vittoriale degli Italiani sul Lago di Garda, è un monumento al suo gusto eclettico e alla sua esuberanza. Il poeta morì nel 1938, ma il suo lascito persiste. La sua figura complessa, a cavallo tra genio letterario ed eroe romantico, continua a suscitare interesse e controversie nella storia culturale italiana. Ma la morte di D'Annunzio, secondo alcuni, non è stato che l'inizio della sua leggenda. Il fantasma di Gabriele D'Annunzio continua a nutrire leggende e misteri che permeano il suo passato tumultuoso. Dopo la sua morte, alcuni sostengono che il suo spirito abbia lasciato un'impronta indelebile in molti luoghi della sua vita. D'altra parte, un personaggio così controverso, ma mai banale, ha lasciato dietro di sé leggende e misteri. Il Vittoriale, la sua suntuosa dimora sul Lago di Garda, dove visse gli ultimi anni della sua vita, è il palcoscenico principale di queste storie paranormali. Ma non solo. Alcuni affermano di aver avvertito la presenza di D'Annunzio nelle vicinanze del suo mausoleo, il priorato, dove il poeta è sepolto insieme a membri della sua famiglia. Le testimonianze riferiscono di strane sensazioni, di visioni e rumori misteriosi che permeano le stanze della residenza. La sua biblioteca, ricca di opere e ricordi personali, è considerata particolarmente carica di energia. E questi racconti creano un'atmosfera carica di tensione, rievocando l'animo tormentato del poeta. Altri sostengono di aver visto l'ombra di D'Annunzio nei luoghi chiave della sua avventura fiumana, aggiungendo un elemento di fascino e inquietudine alla sua leggenda. Infine, sono numerosi gli avvistamenti di D'Annunzio nella città di Trieste, un luogo ricco di storia e cultura. Si dice che si aggirerebbe vestito in modo impeccabile in Piazza Unità d'Italia e che stia cercando la strada per Fiume. Questi racconti, alimentati dalla passione e dall'aura di mistero che circonda la figura di Gabriele D'Annunzio, contribuiscono a mantenere viva la sua memoria, sia attraverso le pagine della storia letteraria che attraverso le leggende che si sussurrano tra i corridoi dei luoghi che ha abitato.